Jacopo Costanzo, se ci puoi dire qualcosa sulla dimensione militante di Giorgio Muratore. Ma a parer mio la cosa che più mi ha legato fin da principio a Giorgio è proprio questo suo non esimersi da giudicare le cose, da dire che in architettura c'è un giusto e c'è uno sbagliato, non è tutto così relativo come recentemente ci è stato, come dire, insegnato in questa università, ma non solo in questa università, anzi forse questa università nel suo essere un po' attardé poi si è dimostrata in qualche modo avanguardista in altri campi, e Giorgio secondo me ha proprio colto fin da subito questa duplice dimensione di Roma che ha una sua, che ha un suo carattere, che nel non cedere ad adeguarsi alle mode internazionali o più, più tendenziose in qualche modo, fa di questo suo essere un po' pesante, un po' elefantiaca, un suo carattere imprescindibile che la rende una dimensione altra, e Giorgio l'ha colto questo meglio credo di chiunque altro, e questo lo portava ad essere militante ma in modo assolutamente naturale, non forzato, e questa penso che sia la cosa più interessante, perché lui non lo faceva con fare, non lo fa con fare anche nei suoi testi, perché poi c'è pure quest'altro falso mito che il professore non ha scritto tanto, invece il professore ha scritto tantissimo, e quindi continua a essere vivo il suo insegnamento, perché tante persone scopriranno questi testi, e quindi è bene usare il presente e il futuro, cioè il professore continuerà a difendere in qualche modo alcuni concetti fondamentali del fare architettura oggi, non soltanto in Italia, non soltanto a Roma. E questa è, di tutti questi aspetti, la dimensione militante è una di quelle più fedeli alla figura del professore.